Nel nome della madre e del padre, perché è una porta. Tutti siamo padri e madri di qualcosa. Anche se non sono figli, siamo padri e madri di un'idea, di un sogno, di un desiderio e del viaggio. Mito è nato così, da un padre e da una madre. Mito è un luogo, prima di tutto, è l'isola dove le storie accadono. Mito non solo è il cervellone elettronico dell'artefatto telematico che abbiamo anche iniziato a conoscere come MHU, ma è soprattutto un punto di vista dove le storie accadono nel presente e dove sono sempre accadute, un po' come ci raccontano le pietre di questo luogo di San Cassiano. Lì, in ogni pietra, in ognuno di noi, è impresso il tempo incatenato di Mito, questa terra dove futuro, passato e presente sono attorcigliati nel simbolo dell'infinito. Ebbene, lungo questo percorso, che il protagonista di Mito, un writer, uno scrittore o un moderno giornalista, ritrova e rincontra i passaggi della sua esistenza. Un po' come andremo ad ascoltare proprio adesso. In questa prima lettura di Sergio incontreremo Besame. Sentite che bel nome. Sembra un suono proveniente da una terra stellare, iperstellare. Invece Besame è un personaggio realmente esistito ed è anche conosciuto giù a Ponte Serraglio, perché era il calzolaio del paese. E come sempre accade, calzolaie, tutti i mestieri del paese diventano anche dei concentrati di sapere, di sapienza. Un giorno un giovanissimo Sergio si avvicina a Besame e vede che sta leggendo un giornale che è un po' strano per una persona come lui, dalle sue idee politiche. E dice: ma come mai questo giornale è così diverso dal tuo pensiero? Vedi Sergio, io il giornale lo leggo alla rovescia, ovvero potrei leggere qualsiasi cosa, perché comunque sono io che creo il mio punto di vista. E qui nel giovane Sergio comincia a maturare l'idea che l'informazione sia anche una controinformazione, ovvero sia che ci possa essere una ricerca, uno scavo diverso per arrivare alla verità interiore. Si chiamava Besame. Allora. Si chiamava Besame. Il suo amico calzolaio. Seduto nello sgabuzzino, riusciva sempre a vedere dal basso e amare le gambe delle donne, la loro inquieta, mossa voce. Intravedeva Besame, felice, nobile, claudicante, da contorto parto, tutti i colori, tutte le stanze di quel mondo, foglio dopo foglio, segno dopo segno, immaginarsi vascello o gazzaladra e comunque andare dove nessuno era mai andato. Le scarpe acute, consumate, per orecchiare l'aldilà. Chiamarsi Besame perché canticchiava, prima del sonno, sempre, una canzone esotica. Besame, besame mucho. E battere e contare chiodi, e impregare, battere. Si chiamava Besame, perché viveva sopra un fiume, e lì i pesci cantano. Un giorno qualcuno sussurrò che lui sa la lingua dei pesci, e così tirato su quella canzone. Canzone rubata, canzone stregata, canzone cantata da tutte le donne del calzolaio, sopra il fiume, sotto il fiume. Si chiamava Besame perché uomo libero e grande confidenza con i pesci che saltavano fossi e correnti le notti di San Lorenzo fino al grande fallò in cima alla montagna. Saperlo questo, anche le donne amate dal calzolaio, sopra il fiume, sotto il fiume, sapere che essere altro le acque dai mondi segnati dall'alfa e l'omega
ma non gli uomini del villaggio, sempre più ansiosi per il segreto di Besame, che fu perciò accusato di idee sovversive e scisso da antiche cicale, i loro covoni, lui che solo quello potevano usare, lui che nello sgabuzzino scorreva riga dopo riga un giornale notoriamente conservatore. Così, un giorno, risalendo il poeta su dal fiume, chiese a Besame: «Perché leggi quel giornale?» «Io, quel giornale, vecchio poeta, lo leggo alla rovescia. Da quel momento l'infinito albeggiona i suoi giorni». Come in mito, le pietre megalitiche e le tecnologie si incontrano anche nella ricerca del maestro Girolamo Dell'Acqua, autore di questo brano interpretato da Francesco Gatti dell'Etimus Ensemble. Infatti il flauto leggeva delle impressioni musicali che venivano emanate direttamente dall'iPad, questo aggeggio, va bene, così... un po' strano ancora, che rimanda luce, una pietra a suo modo, perché anche le pietre rimandano luce se le guardiamo intensamente, e se le guardiamo intensamente improvvisamente cambiano anche forma, aspetto, diventano degli specchi all'interno dei quali ritrovarsi, fare domande, chiedere, sempre nel percorso del tempo incatenato, quello suggerito da mito. Rimanda subito all'idea di qualcosa di mitologico, ovvero sia, è mitologico tutto ciò che accade all'improvviso, tutto ciò che sovverte la realtà. In realtà è anche un acronimo che mette insieme Milano-Torino, in una grande megalopoli, le due città per eccellenza dello sviluppo capitalistico, che nell'immaginario del poeta Talenti dovevano diventare i confini, senza confini, di questa terra del futuro futuribile. Ecco,
una immaginazione che parte dalla realtà, è quello che ha sempre frequentato e praticato Sergio Talenti come poeta, autore, scrittore, giornalista. Nel nome del padre e della madre e del padre. Qua nella pieve di San Cassiano è così importante come luogo perché acqua e sangue della paternità e della maternità si sono sempre incontrate nell'esperienza di Sergio. Qui ha fatto battezzare una dei suoi tre meravigliosi figli, i quattro anzi, perché ecco, sono rimasta indietro di un figlio. Ma io non l'hai visto? No, perché la paternità di Sergio inizia in Svezia e continua in Italia. È un padre vero, come si racconta anche in mito. È così che l'ho conosciuto, attraverso la porta della paternità. E attraverso anche il racconto di Sergio, che Sergio mi ha sempre fatto della quotidianità che lui rincorreva come giornalista. Oggi, proprio qui, volevamo sottolineare il padre e la madre, in un tempo in cui i padri e le madri continuano a fuggire da casa per poter dare un futuro migliore ai propri figli. Siamo tutti profughi, lo sono stati anche Gesù, Maria, Giuseppe, quando dovettero scappare sempre da tutto. E noi stessi siamo profughi in cerca di un luogo che ci possa corrispondere, che sia veramente nostro, che sia un'identità profonda. E allora ho in mente l'immagine di questa madre, una delle tante madri che sono morte, affogate dai barconi, ritrovata soltanto con un cellulare e pochi soldi. E il caso ha voluto che su quel cellulare, dentro un sacchettino di plastica, fosse rimasto impresso il messaggio che stava per mandare, un sms, una cosa banalissima. E ripenso nel sottofondo tutto il brulichio, no? Di chi è a favore, di chi è contrario, di chi vede l'immigrazione contemporanea, dimenticandosi che noi stessi siamo stati migranti, come un danno, come qualcosa di terrificante. Dall'altra sento un sms. Amore mio, fra poco arriveremo in Italia. Il viaggio è stato difficile, ma ce l'ho quasi fatta. Immaginatevi, ancora il barcone sta dondolando, intravede la sponda e quindi scrive il messaggio. Ce l'ho quasi fatta. È un po' come essere sulla strada di Mito. Arrivata, vede l'isola. In questo caso la nostra penisola. Il viaggio è stato difficile, ma ce l'ho quasi fatta. Cerca di resistere e prenditi cura dei nostri figli. Presto saremo di nuovo tutti insieme. Ci aspetta una nuova vita, ci aspetta la vita. Ti chiamerò appena sarò arrivata. Mi mancate da morire, ti amo. Non è mai arrivata. Abbiamo ritrovato il suo cellulare con questo messaggio, proprio come una pietra, e su questa pietra una traccia, proprio come raccontano gli autori, come raccontano i poeti. Abbiamo ritrovato una testimonianza che resterà, se qualcuno potrà ancora continuare a raccontarlo. Nel tempo incatenato, tempo di Mito. Thank you.
tempo incatenato questo, prigioniero e guardia armata dell'ultima ora, se chiedersi di giorni senza volto, che ti camminano sopra uno dopo l'altro, onde nerastre, che chiudono il mare. Il mare è sotterrato, di cui niente andrà scritto. Giorni che ci guardano, andavano in SUV, infatti, donne e uomini, chi nel vuoto di mercato iper, chi in giacca e cravatta o in perizoma, senza dubbi, domande, strabici, pub o talk show, sigillati comunque in prime time, spersi alla memoria gli occhi. Certo, chiedersi da dove vengano gli invisibili, viventi di altri luoghi, eco di notti curviline, spalancati, liberi, sperma e gamete di sogni velati, un papavero, margherite, le grandi tribù della genziana selvatica, la menta, lontano e la quercia, creature minime che a me bambino portare profumi, ombre, rupestri. Roba elementare, insomma, alberi o lucciole o ramarri, i soli a procurarci il mare, il pane e il vino, a portata di mano dunque, se ancora negli umani il pianto, la meraviglia. Chissà, chissà da dove veniva l'unico a dirsi folle, sconsiderato, dissero, ad infognarsi con gli ultimi nelle periferie dell'anno mille, pretendendo che tutti avessero diritto al volo, proprio tutti, anche la luna e la morte. Visto da qui, Francesco, quando vagamente oscillare incubi, i subways neutri, assenti, prodotti in serie, coerenti al format e anzi conformi senza via d'uscita, ecco, pensato dalla tua insonnia, ha sicuramente un senso quel pazzo che sdruciva in boschi e rovi di rose. Che inseminò deserti, sommersi, impetuosi, liquidi, frammenti di nostalgia. Di un remoto dentro, l'idioma bambino, quella stanza sacra dove ridere di cose solo a noi note, fare la ruota, saltare a campana, ruzzolare in argilla, la danza, il gioco di divinità in principio, nello spazio storico concreto dell'innocenza. L'universo attraversato da pupazzi o foglie arrotondate in ghirlanda, quando ceneri, lapilli, avranno sedato il dolore, depositato l'oscuro mantello, semmai parole ignote ancora germinare profumi, aironi, sparvieri, guatando terre nascoste altrove. Ha fatto riferimento alla figura di Francesco e poco prima abbiamo sentito i suoni di Cantus, proprio ispirato dalla figura del santo di Assisi. Ma voi sapete perché di tanta emozione oggi? Ci sto pensando proprio ora, visto che non c'è niente di scritto, di previsto. Stavo pensando, è così tanta emozione che è sacra e degna di un rispetto che non è nemmeno possibile descrivere, deriva, e lo dico con coraggio, dalla consapevolezza da parte di un poeta, perché Sergio Talenti è tale, anche se non si dovrebbe mai dichiarare poesie e poeti davanti ai medesimi, perché c'è quasi la consapevolezza di star rendendo, proprio come su un altare, tutto ciò che è stato raccolto nel corso di una vita intensissima, meravigliosa, avventurosa, una vita picaresca, una vita da pirata, attraverso la Svezia, l'Europa, attraverso idee, illuminazioni, ricchezze e povertà improvvise, paternità e maternità,
accolte, a volte respinte, a volte cacciate, per cui c'è la consapevolezza di essere qui a rendere e forse per l'ultima volta, quasi a dire ecco, io vi lascio questo e questo resterà di me e lo lascio a voi. Quindi quando un poeta ha questa consapevolezza, l'emozione esplode. Io credo che sia proprio questo. È un po' come quando Sergio Talenti, nell'ora dello Zenith, si ritrovò all'improvviso nella storia di Mito, all'interno di una chiesa interrata, fuori il mondo, il frastuono del mondo. All'improvviso, in questo suo andare, si ritrova in una chiesa interrata e lì soltanto la figura di un Cristo austero, quasi in questo caso veramente a giudicare, a tenere i conti di quel percorso, e un pianoforte che emanava carnalità, sensualità e dolcezza, una madre e un padre, nel nome della madre e del padre ancora. L'autore, il protagonista del viaggio di Mito, si ritrova a dialogare con se stesso e arriva soprattutto là dove l'uomo lotta per essere libero e indipendente, che è un po' anche il vessillo della vita dell'uomo Sergio Talenti, anche se so che fa un po' di pudore a volte parlare usando i nostri veri nomi e cognomi, ovvero una vita volta a cercare di rivendicare, di difendere sempre e di insegnare ai propri figli e ai propri compagni di viaggio la libertà e l'indipendenza. Era l'ora dello Zenith. Era l'ora dello zenith nella stanza, l'ora di silenzi in attesa che dilata, rompe il cerchio, questo spazio ambiguo segnato da pareti di aria, di pietra, alte, nude. C'è sempre un giorno in cui ti ritrovi nel crepuscolo del tempo, una cosa molto concreta, l'accadimento improvviso in chiesa interrata sul colle di Helsinki, quel grande incerto ovale sotto cupola cristallo davanti al mare, sorretta da archi esili, intensi, e tu dentro a scrutare lassù nuvole, impronte vaghe, mosse, di un cielo mai visto, rovesciate in lunghe ombre oblique su roccia inquieta, levigata da un sole nomade, il suo andare da est ad ovest, lo sguardo ruvido che entra del Cristo solo, è un pianoforte a coda nella stanza. Accade sempre, allora, dove suoni non umani, dissodati all'alba dal pensiero remoto, svelare ad ogni eclisse di racconti privati il gesto nascosto, la voce di quel Dio vagabondo, intrufolato nelle note estreme di un canto, di barche, di anni randagi, quel canto poi diventato adulto, arrampicato su tralicci o tetti metropolitani o sui sassi del passato, a tracciare nuove linee di confine, l'infinito forse, sia a Gaza o Rosarno di Calabria o sul Nilo dei vecchi faraoni e ora il Maghreb, l'Africa, sì, l'Africa. Il fuoco nelle mani di chi lancia pietre al tempo, figli di sabbia, di vento, bagliori che teologie esperte non sanno spiegare, sconvolgere vecchie cartoline disegnate ad Occidente, terre, parole, catene, oasi, colori mai visti, le vele di città tufo, piste berbere, l'idioma, secondo spiriti d'alta marea, che solo ora riesco a capire, da fratello, da ombra, questi occhi scuri di fiume madre che, per risacche finalmente, odori di pino, preghiera, la luna, l'incontro, la storia,
rovesciata da antichi predoni, che pure ho amato i loro riccioli. Raccontare finalmente cronache di lampi rubate al cielo. Accade sempre nell'ora dello zenite, il sonno sotto fronda, dove cuspidi essere gioco, bosco, le tue cosce, i corpi, la danza, alla nel cacciatore, il divenire nascosto dalle scritture, in anfratti del mio futuro. Questi precipizi di girasole e cannocchie di mais, e ancora lui, quelle voci sull'altra sponda libere, vicine ormai. Così il consolatore, il suo respiro. Un pianoforte a coda nella stanza ed un Cristo inchiodato a legni inutili. La sua parola insonne che venne prima e dopo l'ora dello zenite, qui penombra, radica da qualche parte dei miei giorni o altrove, immaginata da sorelle con lunga treccia, profilo di pietra serena, prina, totem delle grandi acque, airone o sussurro, quel nome impronunciabile se non riconosciuto nella sua ordinarietà umana. Un pianoforte a coda nella stanza ed un Cristo incinto di tutti i silenzi della storia. Ecco, la mente ha ancora un senso se ascoltare ciò che non può essere, intuire con materiali poveri l'immenso. Parla, certo parla il pianoforte a coda nella stanza con le mie fughe, le notti, le lune, con il Cristo che frugavo tra le tasche, trovarci invece cardi di castagno. Un non senso, secondo legge, pure dono, generato in paludi, sembra, di uno che veniva da fuori, straccato dal grande mare, forse, confuso tra i mille occhi di treni pendolari, baracche, ipermercati, rifugi urbani, deserto, il deserto della metropoli, lo straniero, solo immaginato con le lenti del visibile, uomo, donna. Cos'altro potevamo pensare di un racconto affiorato in periferie della Via Lattea, dove noi immersi fino al collo, frammento, veglia, centro di gravità, dentro, annichilito il sapore, annichilito il sapere ad una dimensione, se non nel domandarsi come fossero possibili lassù filigrane d'ignoto, la scintilla, che non era fuoco, ma dilemma, dubbio, controluce, rischio.
stasera è stata fatta la scelta di leggere le gemme di poesia di Mito, ma Mito è un racconto che scorre fluido per precipizi, a volte in salita, lungo questa strada fatta a infinito che passa dal passato, va verso il futuro. È un libro edito dalla Maria Pacini Fazzi Editori, che è la più importante storica casa editrice che abbiamo sul territorio della Lucchesia, in Toscana e in Italia, anche uno dei piccoli grandi editori da abbracciare, da tenere ben stretti. Un racconto che è fatto di prose e poesie, all'interno delle quali ogni tanto ci sono dei lampi improvvisi, un po' come delle interferenze radiofoniche, come un basso d'organo, che sono gli intermezzi della persona che ora vi sta parlando, ma che potrebbero essere realizzati da chiunque altri. E in realtà accade, perché Mito continua nelle riflessioni e nell'opera di Sergio, che sta scrivendo la terza parte di una trilogia, di un percorso lungo. E lungo questo percorso non lo sanno, ma ci sono già degli intermezzi d'autore realizzati a volte da magari un Emanuele Ambrogi, da Elisa Tambellini, da Angelica Dagliano. Faccio nomi e cognomi perché è più lo so, io gioco molto su questo fatto del pudore del nome, nel nome della madre e del padre. Loro sono già autori e lo potrebbero essere altri, chiunque volesse accompagnare e vedere all'interno di Mito, un po' come dentro uno specchio, per capire che riflesso torna di sé. Io, quando ho incontrato Sergio Talenti, il quale mi ha invitato a far parte di Mito, ero principalmente una madre, come adesso del resto, e proprio in quel momento in cui Sergio mi ha accolto dentro il percorso di Mito, stavo realizzando insieme al maestro Deraco un'opera che poi è stata realizzata l'anno scorso nella chiesa di Santa Caterina, e a breve continuerà anch'essa il suo percorso in festival importanti. Uno Stabat Mater dove protagonista era la voce di una madre, una madre che si rispecchia nella figura di Maria, la Ianua Celi, quindi la porta del cielo, madre di tutte le madri, una madre che, come tutte le madri, in ogni caso nasce dall'abbandono che ne viene fatto. Non si parla soltanto dell'abbandono da parte di un uomo, ma dall'abbandono della propria identità. Muore la donna, nasce la madre. E allora anch'io voglio omaggiare questa pieve, questo luogo e queste presenze con la lettura del testo, che fa parte di un'opera musicale, ma che in questo caso andrò a leggere. Mater Eternità. L'essere madre rende vergine la donna e Dio la eterna. Maternità di getto del progetto che sovrasta la scelta e che si dice natura. Il tempo è lo schianto silenzioso della carne, nel sangue che diventa di sé medesima il figlio, unigenito, è detto. Non pianse, piangendo, la madre dolorosa. Soffrì come le stelle dello strascico di morte a brillare negli anni la luce, comete che scaldano l'universo grembo. Madre, sotto la croce di te stessa, dove il figlio muore ancora e sempre, per sempre, morta prima ancora della morte, vivi perché donna in quanto vergine, porta senza maniglia, votata al cielo secondo il disegno delle croci, che del cielo sono stelle del mare, del nord e del sud, fredde, immote, madri perennemente istanti. Le madri sono cose, sono le case bianche, l'intonaco, le persiane, il blu che lasciano gli oggetti smarriti, degli armadi sono le ante, i cassetti, i comodini, negli angoli umidi sono le muffe e nei campi orizzontali, come un fascio di steli, le madri sono arcane, margherite, ranuncoli, fiori che hanno freddo e persero il diritto di averlo,
Sono l'osservanza, la posa, la resa. Dietro le porte accostate dei mali, le madri si raccomandano di evitare i riscontri e si ammalano delle influenze degli altri. Non ti danneggerò, figlio. Votandomi all'estremo del letto mi trovi, stai certo, e sono la parete di sasso da scalare a mani e piedi nudi. Sono la tua terra querula che galleggia sul materasso nei grassi ineliminabili dei crateri. Il mio respiro stanco è il fiato che appanna il casco di uno scafrando fabbricato per gli abissi, i miei misteri. Perfetto il corpo uscito dalla pancia, latte che sciaguatta nella tua guancia, nella falce di luna che taglia le notti e un canto di femmina sperduta, piana, rovente, salmastra, stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendeva filius, stava madre e sposa, nella stanza che riposa, con la bambina appesa al sonno, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, per transivit Glaudius. Dormi, piccola, che mamma piange e la sua anima si infrange, violentata dal dolore. Oh, quam tristis et afflicta, fuit illa benedicta mater utigeniti. Quanta tristezza la sconfitta che l'anchioda la sedia, anche se un giorno il morirne sarà vita che si rinnova. Quae morebat et dolebat pia mater cum videbat nati penas incliti. Ogni madre soffre sola su quella sedia, appena madre qualcuno la viola, mentre ormai senza più sangue lei bagna la terra. Chi est homo, chi non fieret, Christi matrim si videret in tanto supplicio? Che razza d'uomo è quell'uomo che non sente lo strazio macero e stridente della madre di suo figlio? Qui non posset contristari, pia madre contemplari dolentem cum figlio. Nessuno può dire che sia facile. Per ricevere un figlio, perdere lo sposo, dolersene non serve. Pro peccatis sua gentis, vide Gesum in tormentis, et flagellis subditum. Era adesso quel momento di resistere al tormento, di credersi liberi e innocenti nel flagello del distacco. Vide il suo amore di dolcezza di sciogliersi in asprezza, mentre lui la abbandonava. E in croce, donna, madre e vergine saliva. Che razza d'uomo è quell'uomo che non sente lo strazio macero e stridente della madre di un suo figlio? Ma che razza d'uomo è? Che razza d'uomo? Ecce homo. Ecco l'uomo, dice la donna che più non l'aspetta. L'eternità si impone a scandire minuti tra il figlio e il tuono. Il desiderio che squarciò un giorno il velo del tempio stava lì, mater eternità, inchiodata alla sedia. Anche il tempo era reclino sulla sua schiena. Il corpo scivolava verso il riposo, mentre un incendio indoloso infiammava di sole l'ora del cielo. In quell'ora di gelo, la madre, la sposa, pensava alle ore lontane. Madre, mater, eternità. Amen. Racconto verso la fine della narrazione degli avvenimenti che si susseguono in mito, che ci si pone il problema, ci si continua a porre il problema dell'identità dell'uomo rispetto a un possibile destino ultraterreno. E qui si profila un unico Dio, patrimonio e risorsa dell'intera umanità, che riesce ad arrivare a lui secondo le tante culture che la popolano. E noi siamo qui oggi insieme per ricordare anche questo. Vi saluto e lascio
la parola a Sergio con la lettura di Bussammo a tutte le porte. Tanto devo chiedere scusa a tutti voi per avere avuto dei problemi nella lettura dei miei testi. Questo dipende dal fatto, in realtà, che io sono strettamente legato a questa chiesa attraverso i miei genitori. E qui c'è una signora che è un'ultra novantenne, una mia parente, per me questo mi dà emozione. Ora, detto questo, leggo l'ultimo testo che è strettamente legato a questa pieve, perché nel corso di questa narrazione di Mito, io a un certo punto, accompagnato da un'ombra, esco da uno strano deserto e mi ritrovo qui. Anzi, voglio leggervi proprio l'intro, diciamo, di prosa a questa poesia. Dice, a un certo punto siamo rimasti soli, infatti, dico io. Io ho questa specie di nuvola, che poi non ho capito bene cos'era accanto a me. E ci troviamo d'improvviso davanti a un edificio di marmo bianco e nero a tetto spiovente. E io sono molto sorpreso perché uscivo da un deserto, dico, ma deve essere questo qualcosa che io ho vissuto prima che io nascessi. In realtà questa è una chiesa romanica, probabilmente un'antica pieve. Don Vitali mi ha detto che non devo chiamarla pieve, ma devo chiamarla chiesa. Allora io probabilmente ha ragione, perché questa però insomma per me questa è la pieve di San Cassiano di Controne, perché nel cuore c'ho sempre questa parola. E qui io entro. Era un giorno d'estate, l'ho immaginato veramente questa storia, perché qui c'è molto fresco. E qui io camminando, io cammino molto in montagna, mi sono trovato proprio a questo fresco, o a qualche luce da lassù, e ho scritto quasi di getto questa cosa che ho inserito dentro Mito. E con questo io vi saluto e vi ringrazio della vostra attenzione, di nuovo chiedendovi scusa per le mie emozioni. Bussammo a tutte le porte, chiamando la voce in quel tempo tra i silenzi delle mie pietre. Pensare lo sguardo, colonne queste aggrovigliate, riflesse in occhi di lupo, mucche brade fuori, quei suoni domestici, il cuculo tenace in amori sognati nel mese d'aprile. Non sono straniere queste luci, oblique, alte. L'odore di ceri remoti e neppure i canti dispersi in campi d'avena e patate e luppolo, tutti gialli del luppolo. Non è ombra la parola sottovoce da panche di legno, una negna tutto sommato laica. Se il lavoro, le notti, riportavano sempre al pane, ogni giorno il pane, lassù, nel rosa del prato fiorito, il mare mosso di viole intense, esili, sbucate nelle tue mani. Si cammina scalzi qui, nel profumo dei morti addormentati, qui sotto, qui sopra, preghiere di secoli, il chiedersi, come andare da culle di trina. Fino a bastimenti. Per noi York e broccolino, così i nostri vecchi chiamavano York e broccoli, naturalmente, queste parole che diceva mio padre. Viaggio primo e ultimo. Come mollare covoni di fieno e la danza arruffata di streghi in calore. Come fare? Bussammo a tutte le porte. Se saette, fulmini, illuminare luoghi nascosti, absidi e donne che dovevano fare figli, immaginare mandri e terre, la sapienza del tempo nel mio ventre, il pianto, le cose più belle ad ogni salto di luna. Non sono straniere le ombre. Io sono ignoto come te. Come te vado.
Come te ho costruito capanne ovunque, disegnando ruote e il fuoco. Dissi, ciò che si getta diventerà pietra angolare, quella che tiene questo rifugio qui nel cuore bambino, perché qui niente ha un principio e una fine, e questo è vero. Questa non è una storia, la storia è il vento. Se ti sdrai da qualche parte, riuscirai a dormire tra lapidi consumate da molti piedi, i loro sogni rotti, le domande rimaste prigioniere nelle oscurità dei corpi, a sentire alle tue spalle, immaginato da donne e uomini, e io ti racconterò il vento. C'era una volta una bambina, nera di pelle e occhi di luna, nata lontana da qui, in una crepa del mondo nero. Da lei tutti gli uomini della terra, che andando cambiarono, dentro e fuori. Un giorno quella bambina, nera di pelle e occhi di luna, capitò per caso da queste parti. Prima, molto prima che qualcuno tentasse di tirare su muri intorno alla mia parola, cattedrali, giardini, cripte, statue velate, roba inutile, eppure feconda, perché il consolatore, pensavano, avrà per tutti una parola di conforto. Ma io ero spirito catacombale, di mari aperti, di boschi bambù, lo sapeva quella bambina nera di pelle e occhi di luna. E così prese prima una canna, poi tante, piantando in cima a quella montagna zufili invece di croci, alte, esuli, torri, nei cerchi notturni ribelli del grande Sabba, per greppi profumati d'erba medica. E fu il vento a illuminare viole, covoni dispersi nell'opaco di notti senza veglia. Lui a soffiare in quelle canne d'organo, rovi di madre, di padre, memorie, attese, la profezia di un sorriso giovane, la meraviglia, tra macchie ginestre e fiaschi di vino, tortelli sotto il portico di vecchie cappelle, frugando la vita, le vite, lo sguardo, arrotolati in foglie di quercia, l'odore umido di sensi che non si fanno pronunciare se non l'enigma, le vele della mia barca, il loro silenzio per oceani dispersi qui tra il muschio fresco, il tuo respiro. Ci pensò il vento a liberare suoni in arte verticali oltre i confini della mente. La musica che ascolti, mai uguale, tra le mie mura, turbina, svanisce, gioca, inverti inventati da bambina, nera di pelle e occhi di luna. Il canto mai finito, sotto un cielo possibile, l'unico che si fa riconoscere se agita da lassù. Voci sotterrate qui, ferriche, di questa stanza, che ritroverai nel cuore un giorno, all'alba. Grazie a tutti. Un abbraccio a Sergio Talenti, un ringraziamento al maestro Girolamo Deraco, a Francesco Gatti dell'Etimos Ensemble e alla Debora, che è bravissima, alla Maria Pacini Fazzi, a Don Vitali che ci ha ospitato, e come saluto per tutti voi ancora Andrea all'organo. Grazie, buona serata.